Educazione cinofila a scuola. Comincia con un seminario in presenza del medico veterinario e addestratore cinofilo Calogero Piscopo il progetto di educazione cinofila per gli studenti del liceo classico, linguistico e coreutico Ruggero VII, promosso dalla professoressa Letizia Lovecchio. L'iniziativa, coordinata dalla dirigente dell'istituto Irene Cinzia Maria Collerone, prevede due appuntamenti. Nel corso del primo incontro di mercoledì 12 ottobre, dalle 10 alle 12, all'interno dell'aula del liceo sono stati dati degli spunti, momenti di riflessione e insegnamenti sul mondo della cinofilia e sul corretto approccio al cane. Il prossimo incontro invece si svolgerà all'aperto mercoledì 19 ottobre dalle 11 alle 13. Abbiamo pensato di rivolgere agli studenti una possibilità di riflettere su alcuni temi che sono propri della nostra offerta formativa, quello dell'educazione al rispetto dell'altro, a partire anche da un'esperienza che può essere quella di conoscere le modalità di addestramento o di utilizzo del cane per scopi benevoli e anche che vanno oltre la semplice compagnia, ma che possono essere quelli relativi all'assistenza alle persone disabili, alla pet therapy o tutte le altre situazioni in cui il cane viene in soccorso all'uomo. Perché riteniamo che sia un modo per discutere e negoziare con i ragazzi significati relativi alla capacità di comunicare, che riguarda sia l'uomo e il cane, ma che si estende da uomo a uomo, da persona a persona. Quindi la capacità di un ragazzo di intravedere comportamenti, esigenze, bisogni nell'animale che gli è compagno e amico può in realtà far riflettere i ragazzi su come sia importante cogliere i segnali di aiuto, i segnali affettivi, i segnali relazionali anche tra di loro. Questo quindi svilupperebbe l'empatia, che è sicuramente uno degli elementi essenziali, delle qualità umane essenziali, che possono aiutare le persone a superare quei fenomeni di violenza, di sopraffazione, che nelle scuole si manifestano spesso come prepotenza e bullismo. Oggi sono qui al liceo classico in veste di relatore per garantire a questi ragazzi durante queste due ore di seminario a tema appunto educazione cinofila il corretto approccio verso l'animale che ormai ci accompagna da più tempo in assoluto, conferendo loro tante nozioni non solo in termini di educazione cinofila propriamente detta, ma anche in termini di comunicazione, corretto approccio all'animale, il cane urbano e i vari contesti in cui questo stesso animale potrà vivere.